Salve a tutti gli amici di Tech Different, siamo qui con le nostre prime considerazioni su LG G6, il top di gamma che a brevissimo, circa un paio di settimane, sarà sul nostro mercato ad un prezzo davvero competitivo rispetto alla concorrenza, ovvero sto parlando del Galaxy S8 Plus ed S8 normale. Bene, come vedete abbiamo la confezione che purtroppo abbiamo ricevuto solamente il cavo di ricarica e il caricatore per la batteria e la spillettina per togliere il vano della SIM e della micro SD. Iniziamo subito col dire che il display è molto luminoso. Io mi sono trovato abbastanza bene anche se è un po' troppo oleofobico, però ovviamente vi darò maggiori dettagli dopo un feedback, dopo averlo utilizzato per più tempo, logicamente. Queste sono solamente le prime impressioni. Mi hanno impressionato le fotocamere davvero molto belle. La anteriore, vi ricordo, un 5 megapixel col grandangolo a 100 gradi. Le posteriori, non la posteriore, le posteriori sono entrambe a 13 megapixel, e di cui una delle due è al grandangolo a 125 gradi. Abbiamo il doppio flash LED e sensore per le impronte digitali, nonché tasto di accensione e spegnimento sul retro. E vediamo che sul G6 LG ha abbandonato l'autofocus laser. Poi andremo a vederlo nella recensione più in dettaglio. La cornice è davvero molto molto ben fatta, è stato tutto ridisegnato rispetto al G5 con l'ingresso USB Type-C, la cassa audio. Poi abbiamo qui il vano per le SIM, qui sopra abbiamo il jack per le cuffie o auricolari e il bilanciere del volume. Design molto accattivante, il peso del dispositivo non va a inficiare più di tanto, anche quando lo abbiamo in tasca soprattutto. Anteriormente vediamo che, io vi dico subito che ha un display da 5,7 pollici, ma se avete l'occasione vi prego di recarvi in negozio e provare a prendere in mano LG K10 2017. Bene, G6 come dimensione fisica, proprio la cornice dall'alto al basso e anche di larghezza è come il K10 2017, anzi vi dirò di più, di larghezza è un leggermente più stretto, quindi massima portabilità per questo dispositivo, leggero, non si surriscalda più di tanto, la batteria è un 3300 mAh e dà un processore octa-core con Snapdragon 821, chiedo scusa, con ben 4 GB di RAM che ci permettono tranquillamente di aprire tutte le applicazioni molto, molto fluido. Fotocamera quadrata, questa è un'applicazione che vi farò vedere nella recensione del comparto fotocamere. Infatti suddividerò la recensione tra la recensione classica, quella che vi mostro tutto, e tranne le fotocamere voglio tenere da parte perché appunto meritano davvero una recensione a sé stante, perché sono davvero molto performanti, molto belle con il loro grandangolo. Abbiamo Android 7.0 Nougat. Stavo dicendo della batteria che nei primi giorni si è rivelata davvero molto interessante, 3300 mAh. Sono arrivato tranquillamente a sera anche con un utilizzo intensivo. Abbiamo anche il display always on del dispositivo che ci permette di risparmiare la batteria, vedere sempre l'ora e vedere anche le notifiche. Abbiamo il simbolo G6 qua dietro. Il dispositivo si sta comportando molto molto bene anche nel comparto gaming. Ho disinstallato delle applicazioni perché volevo provare con tante applicazioni, con poche applicazioni, come era il multitasking e anche per quanto riguarda tutte le altre funzionalità. Andiamo nelle impostazioni rapidamente, ve le faccio vedere, classiche suddivise in 4 sezioni dove possiamo trovare anche l'info sul telefono, e andiamo a vedere centro aggiornamenti,
andiamo a vedere un attimino informazioni sul software, chiedo scusa. Versione Android 7.0, la versione installata non è una versione definitiva, a momenti dovrebbe uscire quella definitiva che andrà a correggere i piccoli bug che magari si sono riscontrati appunto in questa fase, diciamo, beta, fra virgolette, prima che venga messa sul mercato. E sul mercato ovviamente troverete il G6 con l'ultimo sistema operativo di casa Google, con pochissima personalizzazione, quindi poche applicazioni preinstallate, massima libertà per quanto riguarda l'espansione della memoria, addirittura fino a 2 terabyte. Direi che possiamo concludere qui. Vi dico solamente di restare in contatto con noi di Tech Different, soprattutto col sito, logicamente col nostro canale YouTube, ma anche sui nostri social, perché posteremo delle chicche, dei dietro le quinte, come al solito, su Twitter, seguiteci su Facebook e anche, se volete, anche su Telegram. Bene, io direi che possiamo concludere. Il prezzo, vi ricordo, del dispositivo è 749 euro, quindi rispetto al Galaxy S8 ben 80 euro in meno, perché il Galaxy S8 verrà lanciato a 829 euro. Logicamente parliamo di due dispositivi diversi, e andremo poi a fare una recensione anche dell'S8 Plus che abbiamo noi, però andremo poi a fare anche dei confronti davvero interessanti fra le fotocamere di questo dispositivo, dell'S8 Plus e, perché no, anche dell'iPhone 7, e vedremo un attimino quale potrebbe essere secondo noi il migliore per quanto riguarda le fotocamere o la batteria. Ovviamente non il sistema operativo, in quanto iPhone ha il suo sistema operativo iOS dedicato. Bene, vi ringrazio ancora, vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti, ciao!